Albergo chiuso, completamente. C'è nessuno. 15 marzo 2020. Scompare un altro protagonista, suo malgrado, della stagione di sequestri degli anni 90, una delle più drammatiche nella storia dei rapimenti in Sardegna. Aveva 85 anni, si chiamava Ferruccio Checchi e nella primavera del 95 era stato catturato nel suo regno turistico a Calagonone. Viveva da tempo a Monte Rotondo, cittadina alle porte di Roma, da dove era cominciata la sua avventura di imprenditore, fatta di alti e bassi, ma di intuizioni spesso geniali e di continue sfide. Da semplice impiegato postale aveva aperto una fabbrica di camicie che ebbe una discreta notorietà. Rodrigo, omaggio al nome del suo primogenito. Ceduta l'azienda, apre un piccolo albergo a Tivoli, ma la svolta arriva all'inizio degli anni 70 in Sardegna, quando scopre Calagonone e riesce, nonostante malumori locali ma con appoggi politici importanti e forse anche con capitali sardi, a costruire uno dei primi villaggi turistici di questa parte della costa orientale. Il Palmasera, appunto, struttura capace di 600-700 posti letto, in riva al mare, a poche miglia dalle splendide Cala Fuili e Cala Luna. Proprio quest'ultima spiaggia nel 74 diventerà il set del film più famoso di Lina Wertmüller, Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto. Ed è proprio all'hotel Palmasera che la regista e la sua troupe fanno base durante le riprese. Chi c'era racconta le liti tra la protagonista Mariangela Melato e il compagno di allora Renzo Arbore, giunto in Sardegna con il Fido Bracardi al seguito, o le avventure amorose di Giancarlo Giannini, molto ben disposto verso le ragazze sarde che facevano da controfigura alla Melato. L'imprenditore viene rapito nel 95, la sera del 18 maggio. La stagione turistica è alle porte e Checchi è nell'albergo con i familiari per i preparativi. Con lui ci sono la seconda moglie, Gilda Romano, la figlia di 3 anni, Gioia, e la babysitter, Medina. Alle 22.35 quattro banditi mascherati fanno irruzione nella hall, dove trovano l'albergatore e la moglie. Chiedono della bimba, che al momento è con la babysitter in un'altra ala dell'albergo, e la madre risponde che la piccola Giada è rimasta a dormire a casa della zia. Era lei la vittima prescelta dai rapitori? Non è per nulla fantasioso supporlo, se è vero che poco tempo prima, nel 92, un bambino di 7 anni, Farouk Kassam, era stato sequestrato in Gallura, picchiato e mutilato durante il sequestro che si era protratto per quasi 6 mesi. La banda allora ripiega sull'imprenditore e si dà alla fuga, non prima di aver legato e imbavagliato Gilda Romano e un dipendente del villaggio. Riusciranno a liberarsi dopo mezz'ora e dare l'allarme, quando il comando è già sulla strada per il Supramonte. All'Anaito, in una grotta che si affaccia sulla vallata tra Oliena e Dorgali, Ferruccio Checchi resterà prigioniero per 160 giorni. In quel momento in Sardegna ci sono altre 3 persone vittime di un sequestro. Una di loro, l'imprenditrice di Abbasanta, Vanna Licheri, verrà uccisa. Gli inquirenti erano convinti che dietro questi rapimenti ci fosse un'unica regia, se non addirittura una stessa banda. I beni della famiglia Checchi vennero posti sotto sequestro dalla magistratura, come prevedevano le norme per contrastare i rapimenti. Ma venne comunque versato un riscatto di 4 miliardi e 250 milioni di lire, circa 3 milioni e mezzo di euro di oggi. Secondo quanto risultò dal processo che vide alla sbarra 8 imputati. Nel 2001 la Cassazione confermò le pene per Nicolò Cioccolato Cossu,
30 anni di carcere, Tonino Crissanto, 30, Giovanni Gaddone, 29, Salvatore Carta, 24, Sebastiano Gaddone, 24 e Tonino Congiu, 24 anni di carcere. La Corte aveva confermato l'assoluzione della sentenza d'appello per Nicola Dettori e Luigi De Murtas, condannati a 25 anni in primo grado. Nel 2015 Checchi era diventato cittadino onorario di Dorgali. Il sequestro non mi ha lasciato alcun segno. 20 giorni dopo la liberazione sono tornato a Calagonone per festeggiare il Capodanno, aveva detto in quell'occasione Ferruccio Checchi, con lo spirito un po' guascone che ha contraddistinto la sua vita. Perché veramente potrebbe essere pericoloso per me provare a entrare in qualche stanza. Non vorrei violare la legge. Comunque, in questo albergo, negli anni 60-70 veniva spesso Ornella Vanoni, sono venuti vari personaggi famosi. Del teatro, vedete, laboratorio per i bambini, step per la palestra, ecco il teatro. Vedete, del villaggio. Vediamo un po'. Sì, è un po' abbandonatiello. Pubblico, sono qui per voi. La piazzetta.
volava photo point. Scema, mi hai fatto paura. Bene. Ah, ecco, un'altra piscina. Ce ne sono due. Vedete? Guardate che meraviglia. Anche questa assolutamente lasciata a sé. Un po' triste vedere tutto ciò lasciato un po' così. Un po' da pace. Bene, un po' l'abbiamo girato. Ecco Atena che trotterella.